Mamma di due figli e lavoratrice modello, Gaia Gandolfi lavorava da un anno al panificio Rota di San Martino dall'Argine, paese del quale era originario, diviso da pochi chilometri rispetto a Calvatone, dove era residente. Stamattina alle 8 era attesa al lavoro, ma non è mai arrivata. La ricorda Rita, la moglie di Gianluca Rota, cotitolare col marito del panificio. Posso dire che sul lavoro era brava, guardi, mi sembra, era brava con le colleghe, era attaccata con le sue colleghe e sul lavoro era brava perché l'abbiamo proprio confermata, perché l'abbiamo avuta un anno, facevamo i contratti 2 mesi, 3 mesi, poi gli ho detto Gaia, sei brava, era una macchina da guerra, era brava perché lei era addetta al confezionamento delle schiacciatine. Io posso solo parlare che sul lavoro era brava. Oh, mio marito, anche lui, era convinto che non fosse venuta. Quasi quasi la chiamo, voleva chiamarla. E dopo abbiamo saputo, non so tramite chi, ci hanno chiamato che l'hanno trovata morta. Alessio Renoldi, sindaco di San Martino, ricorda l'amicizia con Gaia per una differenza d'età tra i due di soli 3 anni. Oh, la conosco bene, ovviamente è una ragazza con cui abbiamo, insomma, quando eravamo piccoli si usciva, no? Insieme, in compagnia, insomma, mi dispiace molto, mi dispiace veramente tanto. Sono veramente dispiaciuto per lei, per la sua famiglia, che conosco molto bene la sua famiglia, insomma, solo questo.